tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a fare l'unboxing della Degusta Box del mese di maggio. Mi scusi in anticipo per la mia voce, sono un po' raffreddata, fino a ieri avevo la febbre, l'ho avuta per 4 giorni, ma fortunatamente non era Covid. Adesso mi è passata, mi è rimasto un po' di raffreddore, ma dovevo fare questo video perché la Degusta Box di maggio merita di essere aperta al più presto. Quindi andiamo a fare l'unboxing di questa box. Per chi non conoscesse la Degusta Box, si tratta di una box a sorpresa, precisamente questa, che viene inviata ogni mese dietro il pagamento di un abbonamento, contenente prodotti alimentari a sorpresa, diversi ogni mese. Si tratta di prodotti alimentari di grandi marche, quindi non sottomarche. La prima box con il codice invito che trovate in descrizione video la potrete ottenere a soli 7,99€. Tutte le altre invece le paghereste 15,99€ al mese. L'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, quindi potreste anche prendere la prima box al prezzo vantaggioso di 7,99€ e disdire subito dopo l'abbonamento. Altrimenti, se preferite riceverla ogni mese, potrete continuare pagando mensilmente 15,99€ e ricevendo la box. La box al suo interno ha merce dal valore che va dai 20€ in su, quindi in ogni caso ci guadagnerete. Bene, non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere quali sono i prodotti della Degusta Box di questo mese. Non vi ho detto inoltre che dopo aver acquistato la prima box potrete anche invitare dei vostri amici ad acquistarla. Ed ogni due amici che l'acquistano riceverete 100 punti che equivalgono ad una box omaggio. Quindi per ogni amico invitato ottenete 50 punti. Al raggiungimento di 100 punti, quindi due amici, potrete richiedere una box gratis. Come vedete la box è sigillata, andiamo a scoprirla insieme. Okay. Tolgo i volantini che spoilerano il contenuto e vado ad estrarre il primo prodotto, una lattina sempre, abbastanza grande, quindi. Sapporo Premium Beer, è una birra da ben 650 ml, molto bella questa lattina. Premium Beer, infatti anche la lattina è premium. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, luppolo. Una birra semplicemente. Ok, questo era il primo prodotto. Andiamo avanti. Sento un sacchetto. Armando, grano e lenticchie. Cotti al vapore, piatto subito pronto. Ideale come piatto sfizioso, perfetto come zuppa o insalata. Insomma, una o due porzioni di zuppa o insalata di grano e lenticchie. Buono, non male. Questo qui, sono curiosa di assaggiarlo. Andiamo avanti. Bello! Ramen. Non so se vi piacciono i prodotti giapponesi orientali, a me sì, quindi è una bella sorpresa trovarla dentro la box. Primo piatto tipico coreano, sapore delicato di miso e fragranza di alghe wakame, 4 minuti per la cottura. Buoni questi qui, non vedo l'ora di assaggiarli. Fino ad ora, eccetto la birra che non bevo, mi piace tutto. Andiamo avanti. Ulle, questo è grosso, infatti è una confezione di croissant Bauli, a me piacciono. Questi in particolare sono con semi di girasole, chia e lino e sono con crema al cacao e nocciole, quindi ripieni. Questi molto apprezzati, mi piacciono. La Bauli per i croissant è imbattibile. Andiamo avanti, delle caramelle credo. No, sono delle gomme. Daigan Protex senza zucchero, due pacchetti. Queste sono utili.
quindi apprezzate, meno rischio carie. Andiamo avanti. Bocconcini Matilde Vincenzi, questa è un'ottima marca. Snack di sfoglia ripiena con crema al latte 100% italiana e cioccolato bianco. Wow, devono essere davvero buoni. Non li ho mai assaggiati, ma non vedo l'ora di provarli. Mai visti sul commercio. Qua sento un bicchiere. Infatti è un bicchiere. È un bicchiere marchiato Matilde Vincenzi Bocconcini, quindi immagino sia un omaggio legato a queste sfoglie bocconcini. È molto carino, con tappo in silicone. Praticamente è una di quelle tazze, di quei bicchieri termici per le bevande calde. Quindi più un prodotto invernale, ora si avvicina l'estate, però è utile. C'è anche questo rivestimento in silicone per poter tenere il bicchiere senza scottarsi. E si beve da questo buchino. Bello e comodo, mi piace. Andiamo avanti. Pan di grano con lievito madre, farina di segale, semi di girasole e lino. Bene, questo è del pane confezionato che può tornare utile quando non c'è pane in casa. Ingredienti 100% naturali, la marca è Morato, anche questa è una marca che non ho mai provato. E quindi troveremo pure questo prodotto. Come vedete, nella Degustum Box si trovano prodotti nuovi sul mercato, quindi è sempre una sorpresa aprirne una. Ma andiamo avanti, sento una scatola abbastanza grande, pesante pure. Ah, polenta valsugana, la classica. Allora, io sono del sud, quindi la polenta qui non si mangia. Credo di averla provata una volta per curiosità, ma non è stata una bella esperienza, non mi è piaciuta, però ero piccola quando l'ho assaggiata, quindi voglio darle un'altra possibilità e magari proverò questa polenta valsugana, vedremo se mi farà cambiare idea. Qui dice che sono due vaschette e poi sul sito si trovano anche le ricette per prepararla. Vedremo, vedremo. Gli darò una possibilità. Restano due prodotti. Qui c'è una descrizione in spagnolo. Palitos de pan mediterraneos. Quindi paletti di pan mediterraneo, grissini, tradotto in italiano. Con olive nere e erbe provenzali. Ok, dei grissini alle olive nere e alle erbe. Va bene, buono. Proverò pure questa marca che è Velarte. Forse già avevo assaggiato questa marca in una precedente Degustum Box e si trattava sempre di grissini, mi sembra. Comunque li assaggerò. Ultimo prodotto per questa Degustum Box di maggio. Prodotto a marchio Gentilini, già assaggiato in passato in una vecchia Degustum Box. Ecco, io avevo assaggiato i Brasil, che ci sono qui dietro. Stavolta si tratta dei Vittorio al profumo di limone, quindi biscotti al profumo di limone. Ok, non vado pazza per i biscotti al limone e in generale per i dolci al limone, però magari questi sono buoni. Gentilini fa sempre ottimi prodotti, quindi vedremo.
Ok, questo era l'ultimo prodotto, la Degusta Box come vedete è vuota. Adesso vado a dirvi tutti i prezzi dei vari prodotti. E iniziamo il nostro elenco di prezzi dalla polenta valsugana. 1200 grammi di polenta a 2,59 € al supermercato. Proseguiamo con i biscotti Gentilini, 1,69 € al supermercato. Il pane Morato in busta, 1,79 €. Bocconcini Matilde Vincenzi, 1,69 €. Ansiosa di assaggiarli. Croissant Bauli, ai 7 cereali con cacao e nocciola, 2,19 €. Mug Bocconcini Omaggio, c'è scritto, quindi non si sa quanto costa perché è in omaggio. Armando, il mix di grano e lenticchie, viene 2,19 €. Si potevano trovare diverse tipologie. C'era questo, grano e ceci, poi c'era solo grano. E grano e castagne. Io ho trovato grano e lenticchie, ma va bene così, mi piace. Anche grano e ceci mi sarebbe piaciuto. 2,19 € se non l'ho detto. Grissini Velarte, 0,90 €. Le gomme Dagon, 2,49 €, un pack da 2. Il ramen, 2,35 €. C'erano due varietà, io ho trovato questo che è miso wakame, altrimenti c'era quello al kimchi. E infine la birra Sapporo alla faccia, 4,20 € questa lattina, abbastanza costosa, deve essere una birra buona. 4,20 €, peccato che a me la birra non piace, però questo nome mi ispira, potrei anche provarla. Ora facciamo un calcolo del valore totale della merce contenuta nella box. Ok, facendo una somma di tutti i costi dei vari prodotti contenuti nella box, si arriva ad un totale di 22,08 €. Quindi, come vedete, il valore della merce contenuto nella Degusta Box è sempre superiore ai 20 €. Quindi, che voi paghiate la prima box 7,99 € o le altre 15,99 €, ci avrete in ogni caso guadagnato rispetto al valore totale della merce. E allora vi ricordo che potete richiedere la vostra prima Degusta Box usufruendo del codice sconto che trovate in descrizione o comunque del link di invito per ottenerla a 7,99 € la prima box. Tutte le successive 15,99 €. Potrete in qualsiasi momento disdire l'abbonamento, che non è in alcun modo vincolante. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, mi scuso ancora per le condizioni in cui l'ho registrato, vi ringrazio per la visione, alla prossima!